Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Diamo il benvenuto a tutti gli ospiti che sono oggi qui con noi per celebrare la nascita del nostro Signore Gesù Cristo. Sia lodato il suo nome. Vi diamo un benvenuto, diamo il benvenuto anche al sindaco della città di Mansuie, Dio lo benedica, poi in seguito avrà un saluto per la nostra comunità. Intanto vorrei leggere un brano del Vangelo secondo Luca dal capitolo 2, dal verso 8, per portare un messaggio di questo Natale per ognuno di noi. Vi prego di alzarci in piedi per onorare la parola di Dio dal Vangelo secondo Luca dal capitolo 2 dal verso 8. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro. La gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E vedutolo, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. Amen. Vi prego di accomodarvi. La mangiatoia è il simbolo del Natale. Non so perché, ma per i rumeni c'è l'albero, più il simbolo. Per gli italiani c'è il presepe, c'è la mangiatoia, ma il mangiatoio non è soltanto un elemento di decoro per il Natale. La mangiatoia è un messaggio che Dio ci ha trasmesso, ma un messaggio che anche noi trasmettiamo a Dio, o abbiamo trasmesso, o lo faremo ancora. E questo messaggio è diverso da quello che crediamo noi a volte. C'è una tensione tra la sovranità di Dio, cioè Dio è sovrano e fa ciò che vuole, tutta la storia è nelle sue mani, ma dall'altra parte c'è il libero arbitrio dell'uomo, anche l'uomo fa ciò che vuole e che Dio lo permette. E Dio ha messo un quadro in cui l'uomo fa ciò che vuole. E la mia domanda oggi è: la mangiatoia, chi l'ha scelta? Chi ha voluto la mangiatoia? Perché Gesù Cristo è nato in una stalla e adagiato in una mangiatoia. Chi l'ha scelto? Ha scelto Dio questo o ha scelto l'uomo questo? Perché se diciamo che Dio ha scelto questo, allora noi non c'entriamo niente. Ma non è così. Avete letto che la nascita di Gesù e tutta la vita di Gesù è stata profetizzata, cioè l'Antico Testamento non è altro che la profezia con tutti i segni, come sarà Gesù Cristo. L'Antico Testamento è tipo un quadro, è la scatola dei puzzle, di tutti i pezzi dei puzzle che troverai, e poi il Nuovo Testamento è lo stesso messaggio, ma già il quadro completo. Ma la mia domanda è: troveremo nell'Antico Testamento qualcosa sulla mangiatoia? Troveremo una profezia? Troveremo che sarà nato a Betlemme? Troveremo che sarà nato da una fanciulla, da una vergine? Troveremo tante cose, troveremo che Erode ucciderà i bambini, troveremo tante cose, ma non troveremo mai la mangiatoia, perché Dio non ha
scelto lui la mangiatoia, non ha deciso lui la mangiatoia. E se diciamo che l'uomo l'ha scelto, cosa succede? Allora Dio non è più sovrano, non fa ciò che vuole? Siamo responsabili per la mangiatoia o no? Dobbiamo rallegrarci per la mangiatoia? Ci onora la mangiatoia? A me sinceramente la mangiatoia ci fa un po' vergogna, perché Dio ha visitato il suo popolo. Dio è venuto nel mondo. E quale posto abbiamo scelto noi per lui? La mangiatoia, la stalla. Perciò non dobbiamo dire oggi sì, Dio ha scelto, Dio ha deciso, Dio ha fatto, ma dobbiamo assumerci la responsabilità e dire: Dio, ti chiediamo perdono, perché chissà, anche oggi noi gli diamo sempre la mangiatoia. Perché la scrittura ci dice che nella casa, nell'albergo, non c'era posto per loro. Non c'era posto per loro. Perciò Dio, sì, va bene, ma fuori. Fuori dalla casa, fuori dalla porta, non dentro, non con noi, ma il più lontano possibile. Penso all'oste di Betlemme, l'albergatore. Giuseppe e Maria bussavano alla sua porta. Chi siete? Non abbiamo posto per voi, non c'è posto per voi, ma nascerà un bambino, nascerà il Messia. Non mi interessa. A me interessa solo il guadagno. Cosa ci guadagno? Niente. Allora no. Anzi, per la cultura giudaica, per la loro religione, una donna che partorisce per un periodo, se era maschio, 40 giorni, era impura. Perciò ogni cosa che toccava quella donna diventava impura. Perciò poi tutto il rumore, il fastidio, tutto il disturbo che comporta un bambino, nasce, no, non c'è posto per voi. E questo è il messaggio dell'albergatore, dell'oste di Betlemme. Ma non è che per caso è anche il nostro messaggio? Perché Dio sta ancora bussando alla porta. E anche se è sovrano, anche se lui fa ciò che vuole, lui rispetta il libero arbitrio, la tua facoltà di decidere, di scegliere. Non spingerà mai la porta, anche se lo può fare, ma non vuole farlo. E li bussa. Se gli apri il cuore, lui entrerà e porterà la gioia. Se no, lo lasci fuori. Ma oggi Cristo e il Vangelo e il libro di Apocalisse sta dicendo che Dio, che Gesù è fuori. Ecco, io sto fuori alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e egli con me. Perciò la mia domanda è: quale posto sceglierai per Gesù? Lo vuoi dentro la tua vita, dentro la tua casa, dentro il tuo cuore, oppure fuori, nella mangiatoia? La mangiatoia è un messaggio innanzitutto di Dio per noi, perché tra noi e Dio c'è la mangiatoia. E Dio attraverso la mangiatoia ci sta parlando. E cosa ci dice Dio? Che Gesù non ha preteso di più. Perché io mi chiedo, ma
Ha voluto Dio qualcosa di più e l'uomo non ha potuto offrire solo la mangiatoia? Oppure l'uomo ha offerto qualcosa di più e Dio ha declinato l'offerta dicendo no, no, a me, anzi, io voglio la mangiatoia. No. Ma Dio ha detto, se voi mi date la mangiatoia, io l'accetto, perché faccio ogni cosa per voi, per il vostro bene, per il vostro amore. E la mangiatoia è un messaggio d'amore di Dio, che ci sta dicendo, anche se voi mi mettete fuori, anche se mi portate dentro una stalla, io vi amerò lo stesso, io vivrò lo stesso per voi, io morirò lo stesso per voi, io vi guarirò lo stesso, io vi farò del bene lo stesso. Lui non ha detto se mi date la mangiatoia, allora no, tutto chiuso, e ritorno nel cielo, no. Mi date questo. Non è che voglio, non è che Dio ha scelto, ha detto sì, io voglio qualcosa di particolare, io scelgo la mangiatoia. No, quella è l'abbiamo offerta noi. Ma Dio ha voluto accettare anche il minimo. Anzi, io leggerò alcuni passi della scrittura dal Filippesi capitolo 2, dal verso 5. 6, 7, 8, non so se ce l'avete anche in italiano, sarebbe ottimo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simili agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Spogliò se stesso, umiliò se stesso. La mangiatoia è il messaggio di Dio, l'umiltà di Gesù Cristo. Dio ha scelto l'umiltà. Dio ha accettato l'umiltà. Dio ha scelto la semplicità, ha accettato la semplicità, ha accettato anche il minimo. E poi abbiamo un brano anche dal libro degli Ebrei, capitolo 10, dal verso 5. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco, vengo. Nel mondo, nel rotolo del libro, è scritto di me per fare, oh Dio, la tua volontà. Quando è entrato nel mondo, lui ha detto, faccio la volontà di Dio. Se la gente rifiuta, se Israele rifiuta, se mi metteranno in croce, io comunque scelgo Dio di fare la tua volontà, di offrire me stesso. Mi hai offerto, mi hai preparato un corpo di vivere la vita e io la devo vivere con te. Sia lodato il nome del Signore. Vorrei leggere anche un passo dall'Efesini, capitolo 4, dal verso 9. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Dio è sceso nelle parti più basse della terra, perché più in basso di così non era possibile, ma Dio ha scelto. Dio ha scelto di venire lo stesso, accettato quello che le abbiamo offerto noi, la mangiatoia. Perciò la mangiatoia è anche il nostro messaggio verso Dio, è stato un messaggio. Non c'era posto per loro nella casa. E questo purtroppo non è una storia di 2000 anni fa, di Betlemme, di una volta.
Ma è la storia di ogni anno, è la storia di ogni chiesa, è la storia di ogni famiglia, è la storia di ogni persona, perché quando Dio visita il suo popolo, quale posto offriamo noi a Dio? Quale posto per Gesù? Per Gesù bambino, ma per Gesù Salvatore, per Gesù il Signore, quale posto scegliere? Vorrei che oggi la mangiatoia ci facesse riflettere un po'. Quale posto scelgo io per Cristo, per Gesù? Fuori, nella mangiatoia, oppure dentro il mio cuore, dando il meglio di me? Il messaggio della nostra indifferenza, il messaggio della nostra comodità, del turbamento anche. Quando è giunta la notizia della nascita di Cristo, il Messia, il re di Giuda, di Giudea, allora Erode fu turbato e con lui tutta Gerusalemme. Turbamento. Perché? Qualcuno che vuole regnare al posto mio, disse Erode. Qualcuno che mi dovrebbero mettere in parte? E questo è il messaggio, perché Cristo non è soltanto un bambino, ma anche il Signore. È Salvatore, ma anche Signore. Signore significa che Lui dovrebbe regnare. Io, come re della mia vita, dovrei rinunciare a me stesso e dire: no, da oggi in poi tu sei Cristo, il mio Signore, tu sei il Signore, tu sei il mio Re. Non sono più io, ma Cristo in me, diceva Paolo. E questo è il miracolo della nascita di Cristo. Quando Cristo nasce dentro di noi, non siamo più noi il Re, ma è Cristo il Re. E quando Cristo è il Re, di certo non starà nella mangiatoia, ma sarà nel nostro cuore. Perciò io concludo dicendo che la mangiatoia è un messaggio di Dio per noi. Che Dio ci ha amati così tanto che è stato disposto a rinunciare a tutto per il nostro bene, per il nostro amore. Dio ha voluto con la mangiatoia essere accessibile a ogni categoria sociale. Come è stato detto in anticipo, i pastori erano le persone più in basso sulla scala sociale di quei tempi, non potevano testimoniare a un processo. Più sgraditi di così non si poteva essere, ma Dio ha scelto i pastori che stavano nei campi di notte per dire sì, che loro possono accedere alla mangiatoia. Perché io chiedo, ma era possibile che Dio nascesse in un castello? Era possibile. L'uomo ha scelto questo, ma Dio ha accettato lo stesso per dire: io scelgo la mangiatoia, io accetto la mangiatoia, perché nella mangiatoia, intorno alla mangiatoia, può venire chiunque. Perché nel castello non poteva entrare chiunque. Dio ha scelto la semplicità e l'umiltà. Dio dà importanza ad altre cose rispetto a noi. L'uomo è responsabile della mangiatoia, dell'atteggiamento verso Dio. L'uomo sceglie il posto da offrire a Dio. L'uomo mostra il suo vero volto quando non sa niente della persona che ha davanti. Mettiamola così. Se l'oste di Betlemme sapeva chi era quel bambino che doveva nascere, se sapeva che di lui si avrebbe parlato per 2000 anni fa, che rimarrà nella storia come il nome più famoso di tutto il mondo, se avrebbe saputo che poi, aprendo la sua porta, il nome suo sarà su tutti i libri, che si faranno tanti film, tante poesie, tante canzoni, l'avrebbe detto lui: ma io offro tutto pur di avere la pubblicità. Ma lui non sapeva che c'era Gesù
che c'era il Re dei Re, che c'era il Signore dei Signori, che era Dio. E noi non sappiamo a volte chi ospitare, non sappiamo a chi facciamo del bene, ma Gesù Cristo ci sta dicendo che anche se noi non lo sappiamo oggi, ogni bene che lo facciamo a Cristo. Quando vedi un affamato, in quell'affamato devi vedere Cristo. Quando vedi un uomo sofferente, quell'uomo sofferente è Cristo. E quando gli fai del bene a Cristo. E questo messaggio della mangiatoia ci sta dicendo anche che l'uomo è egoista, indifferente, invidioso. Perciò oggi io vi invito a riflettere ancora sulla mangiatoia, sulla nostra mangiatoia. Quale posto sceglieremo per Cristo Gesù? Assumiamoci la responsabilità della mangiatoia. Diciamo, non è che l'oste di Betlemme ha scelto, non Betlemme perché non ha aperto nessuno la sua casa, ma diciamo che oggi noi siamo responsabili della mangiatoia e oggi dobbiamo imparare a offrire a Dio il meglio, perché il messaggio della mangiatoia è che Dio ha accettato lo stesso, anche se noi le abbiamo offerto il minimo, Lui ha accettato lo stesso, ha detto per il vostro bene, per il vostro amore, perché sia pace, perché io vedo al di là della mangiatoia, io vedo la vita davanti, perché io vedo ancora ciechi che guarderanno di nuovo, io vedrò i peccatori che entreranno nel regno di Dio, io vedo oltre la mangiatoia, io vedo oltre la croce, io vedo la vita eterna. Ma la vita eterna di Cristo e di noi è passata attraverso la mangiatoia. Cristo è venuto nel mondo ed è stato adagiato in una mangiatoia. E noi oggi dobbiamo ringraziare il Signore perché è venuto nel mondo. Anche se noi le abbiamo offerto la mangiatoia, Lui è venuto lo stesso. Lui ci ha amati lo stesso. Lo stesso. Sia benedetto il nome del Signore. Amen.